Ciao a tutti ragazzi, sono Sheva7, Let's Play FIFA, nuova stagione, nuovo episodio, l'episodio numero 15 di questa carriera col Palermo, seconda stagione. Siamo arrivati in Europa League, ci siamo qualificati, siamo arrivati quarti nel nostro campionato. Siamo stati eliminati in Coppa Italia purtroppo ai sedicesimi, mi pare, contro la Lazio. E adesso iniziamo la seconda stagione. Allora, infortuni in allenamento e Lamela fuori 6 giorni. 6 giorni non è molto e comunque va bene. Allora, la nostra primavera. Questo qua lo cediamo. È buono. Sì. Di qua non sono malaccio. Li teniamo per ora. Allora, Varela ritorna dal prestito. San Severino ritorna dal prestito. Kosnic ritorna dal prestito. Milanovic ritorna dal prestito. Allora, questa stagione e questo mercato lo voglio fare con molta ma molta calma. Facciamo il punto della situazione. Batland in porta e va benissimo, ci serve solo un secondo portiere, poi per il resto va bene. Baye terzino sinistro, Santana e Silvestre sono i nostri due centrali e se non arrivi per me andrebbero anche bene. Non dovesse arrivare qualcun altro, a me vanno bene con loro due. Poi per le riserve vediamo. Aurier è il nostro terzino, però io lo vorrei cambiare con uno un po' più forte. Tony Villena, già cresciuto di 1 in questa stagione. Buon centrocampista, ma penso che quest'anno giocherà turnover, perché rifaremo il centrocampo. Ilicic spero di venderlo. Trasferimenti, infatti. Acqua voglio vendere anche lui, perché non mi ha convinto moltissimo. È un buon giocatore, non eccellente, però buono. Lamela è il punto fermo della nostra formazione. Dybala, un attaccante grandissimo, ci ha fatto veramente bene. Hernandez anche, però se dovesse arrivare un'offerta per Hernandez io proverei con una controfferta e proverei a darlo via. Zahavi via. Leandro non mi ha convinto moltissimo. Poi abbiamo già Varela e Dybala. Io non lo metto in lista prestiti e lo vendo solo in caso arrivasse un'offerta di quelle eclatanti, proprio di quelle belle. Chiazon turnover lo teniamo, Taylor va bene. Muñoz, mi avete detto di venderlo. Io Muñoz lo tengo, cioè lo metto in lista in trasferimenti. La stessa cosa vale per la stessa cosa che ho detto per Leandro vale per lui. Se arrivasse un'offerta eclatante lo venderei, altrimenti niente. Donati dobbiamo levarcelo dalle palle. Mantovani anche. San Severino è appena tornato, ma non mi piace per niente. Kosnic via anche lui. Varela grandissimo, a 22 anni, 75. Mettiamo anche lui così, però non penso di venderlo. Milanovic invece è uno di quelli che tengo come riserva dei difensori. Giorgi proprio via. Così anche come per, anche la stessa cosa vale per Pisano. Barreto via. Brienza via. Von Bergen via. Migliaccio ancora in prestito, Viviano ancora in prestito, La Rocca ancora in prestito, Mehmeti, Bacinovic ancora in prestito, Vaschetta ancora in prestito. E per ora va bene così. Gli obiettivi, menu allenatore, obiettivi allenatore sono, allora, per il campionato, quarto posto, giusto. Cioè, no, per il campionato è la Champion. Sì, qualificati per la Champion. Per il resto vediamo. Non ci hanno ancora... Allora, osservatore mensile. Questo qua ingaggia. La rifiuta. E buono. Vediamo qua. Rifiuta. Rifiuta. E rifiuta. Il russo. Rifiuta. 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 Osserviamo ancora un attimo. E rifiuta. Va bene, prosegui osservazione, prosegui, andiamo a entrare nei 2 mesi di mercato, 2 tanto attesi mesi di mercato. Eccoci qua, entriamo nel calciomercato. Ho già messo tutti i nomi che mi avete detto, li ho guardati tutti uno per uno, li ho messi tutti fra i preferiti, poi li ho spulciati, che mi hanno eliminato quelli che non mi interessavano dei preferiti, fino ad arrivare a una trentina di nomi che saranno quelli su cui più o meno punterò. Per l'Europa League vogliono che raggiunga le semifinali,
quindi obiettivo arduo, io punto anche alla finale. Coppa nazionale, raggiungi le semifinali, andate i soldi per il mercato, infortuni in allenamento di Mbaye, 6 settimane, ma porca la madonna, sono 2 mesi. No, sono 1 mese e mezzo, qualcosa, quindi va bene. Per il campionato dovrebbe esserci. I nostri... la nostra primavera... qua già 17 anni, così come questo. Kirolov. Kirolov. Krylov. Non è male, lo prendo già in prima squadra, per il contratto, 3 anni, 500, va bene così, dai. Prendiamo, magari lo facciamo giocare qualche volta, ma proprio poco, col contagocce. Trasferimenti. Non ho messo tutti i giocatori fra i preferiti, perché sennò usciva un casino, ciao, ho messo i più importanti. Comunque, prima cosa in assoluto, iniziamo dal centrocampo. Dove ho adocchiato questo Wanyama, consigliatomi da un paio di utenti sulla pagina Facebook, che ringrazio molto. Poi c'è Leitner, vabbè, Guarin, che però ha uno stipendio altissimo. Verratti è uno di quelli di cui punto. Strootman, anche se per adesso non lo so se dovessi vendere come cazzo si chiama quello là, Ilicic, proverei per Strootman, altrimenti niente. Casemiro è stato un botto di prezzo, dovevo aspettarmelo. Che Pogba, che anche lui è stato infinitamente di prezzo. Per Pogba offro uno scambio a qua Pogba, magari non sarete d'accordo, ma a me, se dovessero accettare, sarei l'uomo più felice del mondo. Ci aggiungo anche 1 milione, per me ci guadagneremmo di fisso noi, anche perché loro gioca come turnover. C'è sto Muraglia qua, che però adesso vado a levare dalla lista preferiti. C'è Ganso, Wellington Nem, che mi avete consigliato, è un fenomeno, può giocare come AT a fianco alla mela, sarebbe inarrestabile. Inarrestabile questo qua sarebbe a fianco alla mela. E magari vado a offrire Leandro, anche se non sono sicuro, non fucilatemi. 7 milioni più Leandro per lui, sarei contento. Questi sono i primi due colpi che vorrei fare insieme a questo qua, questo greco qua. Però il greco qua è meno importante degli altri. Lui ha già 23 anni, quindi va contro il mio progetto. Oscar non ci pensa neanche. Adrian io l'avrei preso, ma dato che c'è un utente che mi continua a dare del figlio di puttana, mi minaccia di qua e di là, Adrian compra Adrian, io ho sempre rispettato tutti. Però quando mi si manca di rispetto a me dà fastidio, e quindi mi girano un po' le palle. Poi c'è Bittencourt, quindi non lo prendo Adrian. Bittencourt, qui offro Barreto, più un milioncino. E poi ci serve il secondo portiere, e andiamo a puntare dopo al terzino, che vabbè, Benatia, sono troppo avanti questi giocatori. Se no anche Bartra come terzino andrebbe bene. Rekic, Masi, Sakho, Romagnoli, Shaqiri mi piace tanto, ma costa anche tanto. Vabbè, Elia, Vico, rimuovi. Frison come portiere, Gabriel, Reali, altrimenti c'è Alvaro Pereira. Ho creato una pagina Facebook su Pereira, per ora si chiama Esultare come Pereira per conquistare il pubblico. Penso che la cambierò in Sorridere come Pereira per ammagliare le ragazze. È una pagina ironica sul calcio, se volete cercarla. Però sul gioco è abbastanza buono come terzino, quindi boh, l'ho messo qua. Da Kvyabi, raghi. Iniziamo un attimo, dai, bando alle ciance, sono già passati quasi 10 minuti e non siamo ancora nel vivo del mercato. Intanto il Tottenham tratta per Higuain del Real. Allora, interessi di altri club per Strootman. Offerta per Acqua di 8 milioni e 5 della Roma, e io lo do via per 12 milioni e mezzo. Altrimenti nulla. Rapporto dell'osservatore mensile, ma se osservatori mensili arrivano come funghi. Ingaggia questo, che è buono.
92 rifiuta e rifiuta ancora uno, rifiuta, continua, rifiuta, rifiuta, rifiuta e rifiuta. Allora, mi avete consigliato sia Belgio che Colombia. Ho contato i voti, sono più quelli per il Belgio. A me la Colombia piace moltissimo. A me la Colombia piace moltissimo. In caso, io intanto accetto il Belgio per non, perché sennò va via il Belgio. Accetto. Poi in caso dovessero aumentare i voti per la Colombia, mi leverei dalla Colombia per accettare il Belgio. Tanto sono ormai col Belgio. Ho contato i voti, ho fatto a numero, proprio numero, perché l'unico modo era quello. Offerta per Abel Hernández, 16 milioni dal Barcellona. 16 milioni. Io sparo alto a 21, 22, 21, non esagero. 22 milioni. Perché c'è scritto che possono arrivare dai 18 ai 23, quindi va bene. Bittencourt troppo bassa, Wellington Nem troppo bassa, Paul Pogba 2 milioni più a qua. Io spero vivamente che il Barça accetti. Iniziamo subito ad addocchiare un altro attaccante puro, una punta per l'Europa League, sperando di avere un giocatore di caratura internazionale. Adesso vado a vedere fra i preferiti i giocatori che mi avevate consigliato. Vedi, no, non vendi i giocatori. Vedi lista preferiti. Allora, vabbè, c'è la Biad, Atsu, Edu Vargas, El Sharawi, che penso possa giocare anche come punta. No, non può giocare come punta, la Mela sì. Pacheco, ma che elevo. Andy Carroll, se non fosse in prestito, sarebbe il mio, quello che punto di più. Poi c'è Muriel, ma costa un casino. Lukaku potrebbe fare bene. No, c'è Pazzini, che se prenderei, se lo prendessi, scusate il verbo, se lo prendessi sarebbe perché è una punta, guardate che statistiche c'ha. C'ha 28 anni, però uno di esperienza in Europa League ci serve assolutamente. Provo a fare lo scambio a qua Verratti. Anche se avevo già provato per Pogba, al massimo vediamo dopo. Ok, andiamo avanti, vediamo se il Barça accetta l'offerta. Intanto questo della primavera accetta. Abel Hernández accettato. Ok, accettano Abel Hernández, quindi è loro. Ce l'hanno chiesto altre squadre. La Roma ci chiede anche Silvestre, ma spariamo, no, non spariamo niente, perché Silvestre è uno che ci serve. Sperando intanto che, sperando niente, perché ormai l'ha accettato e quindi dovrebbero arrivare. Andiamo nella lista preferiti e puntiamo un paio di giocatori, fra cui Lukaku, a cui però non mi fa informazioni, ok. Fra cui Edu Vargas, vediamo, a 70.000 di stipendio, però aia. Atsu non può giocare come ATT, vero? No, qua è dura, la vedo dura. Muriel niente. E se prendessimo, comunque guadagneremmo un po' di soldi da reinvestire nel mercato. El Shaarawy, contatta il Milan per acquistarlo a 14 milioni. Io voglio un top player in questa stagione, uno per reparto almeno. Il sondaggio è in prestito Lukaku, quindi niente. A qua non me lo prende la Roma a 12 milioni, ma va bene così. Offerta bassa per Paul Pogba, e a questo punto 3 milioni per Pogba. Tanto guardate che è ancora lungo il mercato, quindi non facciamo le cose con calma. Siamo ancora al 7 luglio, abbiamo ancora più di un mese. Offerta bassa per Wellington Nem, giocatore venduto a Abel Hernández. Offerta bassa per Verratti, offerta rifiutata perché il valore è più alto. Offerta accettata di El Shaarawy,
giocatore chiave, accetta il Milan. Non me l'aspettavo, sinceramente. Offerte per Silvestri che continuano ad arrivare dal Milan. Rifiuta offerta. Perché è stato uno dei giocatori che ci ha salvato il culo tante volte in difesa. Poi Wellington Nem. Troppo bassa e allora a sto punto inculati. Milioni più Leandro è il massimo che ti posso dare. Offerta bassa per Verratti. 3 milioni più Acqua. Offerta rifiutata per Vargas, ma se arrivasse El Shaarawy, Vargas non lo vorrei, sposterei la mela come ATT e metterei El Shaarawy come AT invece. Barreto non lo vogliono, proviamo a cambiare giocatore, altrimenti verso l'intera cifra, perché comunque non è una cifra altissima che posso tranquillamente arrivarci, altrimenti mi viene in mente lo scambio Zahavi-Bittencourt, a me non dispiacerebbe affatto, anzi. Ho 37 milioni e 100.000 di budget stipendi, quindi ho cifre altissime per il mercato. Offerta bassa per Pogba, allora inculati, rimuovi il giocatore. Paul Pogba, 10 milioni. Offerta bassa, offerta bassa. Offerta per il trasferimento di Acqua. Alzo un attimo a 10 l'asticella, voglio liberarmene. Così da rifarmi completamente il centrocampo. Trasferimenti, trattative di mercato in corso. Allora, prima puntiamo sui centrocampisti, quindi Verratti. Rimuovi. €11.400.000 e va bene così. Vabbè, Pogba e Bittencourt sono stati contattati per ora, vediamo. Offerta accettata di El-Shaarawy. Primo giocatore, il nostro primo colpo quest'anno è Stephen El-Shaarawy. Andiamo a vedere un attimo la formazione che è un po' rivoluzionata. Abbiamo fatto un surplus perché gli hanno venduto. Allora, la mela che può fare da ATT lo mettiamo qua, mentre Leandro verrà scambiato con El Shaarawy. A questo punto abbiamo un ATT di troppo, anzi forse anche più di uno, perché abbiamo Varela, Leandro, Tiazon. Abbiamo tanti dei giocatori là davanti e pochi a centrocampo, pochi importanti a centrocampo. L'offerta trasferimento, ok, Acqua accettato, quindi possiamo anche puntare a un altro centrocampista importante. Centrocampisti, voi continuate a consigliarmi comunque centrocampisti. Io come centrocampista punto questo qua, Wanyama, che mi avete consigliato, è davvero, ha delle statistiche davvero importanti. Offro 5 milioni per lui. Ci stiamo facendo una squadra veramente, veramente bella, mi sta piacendo. Potremmo anche competere in Champions League volendo. Pato intanto sta per andare al Chelsea. Bittencourt non ne vuole sapere di venire. Mannaggia te Bittencourt. Offerta accettata per Verratti, che potrebbe essere il nostro secondo colpo. Giocatore chiave prima squadra, Marco Verratti. Stiamo facendo una squadra veramente competitiva sia per l'Europa che per il campionato. Paul Pogba, un altro che con loro due il nostro centrocampo sarebbe fenomenale. Offerta per il trasferimento di Ilicic, era ora, devo dire, era veramente ora. 14 milioni e mezzo, ne chiedo 20 milioni, chiedo 20 milioni e 500. Se partisse anche lui davvero potremmo fare un centrocampo assurdo. Oh, guardate qua. Arriva anche Wanyama, veramente una grandissima squadra ci stiamo facendo. Se arriva. Ilicic venduto al Liverpool. Paul
Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, quanti soldi abbiamo adesso. Mamma mia ragazzi, quanti soldi abbiamo. Aspetto un attimo di vendere e comprare tutti per fare il quadro della situazione. Verrati intanto arriva. Facciamo un attimo il quadro della situazione. Non si anche lì ci avremmo giocatore venduto a qua, via. Ci arrivano i soldi da qua. Offerta accettata di Pogba. Ok. E un altro centrocampista è nostro. Così come accetta anche Wanyama. E Ilicic deve ancora andarsene. Attenzione ragazzi. Offerta per Diabalà. In prestito. Rifiuta. O se no, sì. Perché abbiamo davvero tanti. No. No, perché ho fatto accetta. Mannaggia, ho sbagliato, cazzo. Non si può tornare indietro, no. No. Allora, nuovo giocatore in arrivo, Pogba. Nuovo giocatore in arrivo, Wanyama. E Dybala, ho sbagliato, l'ho dato in prestito. Mannaggia me, vabbè. Abbiamo tanti attaccanti lì, tanti ATT. Felipe Santana, Uriel, Fischer, VTS. Un TS, un TD, dipende, vediamo. Allora, qua, Vilena, arriva Wanyama, Ilicic, fa posto a Pogba, e qua c'è Verratti. Guardate un po', invece Leandro e Varela si scambieranno un po', perché Dybala è andato in prestito. Sono davvero soddisfatto, Ilicic, aspetto che Ilicic se ne vada per chiudere l'episodio. Guardate che squadrone ci siamo fatti. Adesso gli punto un terzino. Offerta per il trasferimento di Mantovani. Mandiamo via anche lui. Vabbè, Ilicic aspettiamo ancora un attimo perché non se ne vuole andare. Cioè, hanno accettato però non mi arriva ancora l'email. Giocatore venduto, no, Mantovani, ok. Ilicic è ancora nella nostra squadra. Dai, Ilicic, vattene. Danceville fa interesse anche al Barcellona, cioè, Ilicic è ancora qua, mi dava che l'ha venduto, però non mi arriva l'email che è andato via, vattene, ristabilito un Baie, simulo la prima partita, vediamo come va contro il Furze, dovremmo vincere, 2-0, 2 gol di Leandro, va bene. Che squadrone ci siamo fatti, ragazzi? Andiamo alla squadra primavera. 72-90, 77-94. Wow. Buoni, buoni questi giocatori che abbiamo qua in primavera. Simulo. E nel prossimo episodio ci sarà il mese di agosto. 0-0. Basta, prima di simulo questa partita qua e poi basta. Io spero che sarete contenti anche voi per questo mercato. Che io davvero sono soddisfatto, davvero. Mi viene voglia subito di giocare. Vinciamo 2-1 contro l'Offenheim e basta. Offerta per il trasferimento di San Severino. Accetta, vattene fuori dal cazzo. Va bene, dai. Chiudo qua, abbiamo il turno di qualificazione in Europa League. E poi niente, va bene, ci vediamo alla prossima. Mettete mi piace alla pagina Facebook, la mia, che trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video. Quando arriverà sulla cinquantina di mi piace metterò il prossimo. Commentate e con i vostri consigli, eccetera, tutto quanto che io leggerò e vi risponderò. E alla prossima, bella lì, sono Sceva7, Let's Play FIFA, bella.